Ciao ragazzi e grazie per far visita sul canale. Continuiamo il nostro appuntamento settimanale anche durante questo periodo di festività, anche se non credo si possa parlare di festività vera e propria per tutte le cose che stanno succedendo, di cui ne siamo fin troppo a conoscenza, quindi non sto qui a ripeterle. Però, insomma, anche durante queste occasioni il canale non si ferma, va sempre avanti a tutto ritmo e con grande grinta. E oggi riprendiamo il nostro solito appuntamento con la modellazione di uno strumento da officina meccanica, anche se io di meccanica ne capisco ben poco, sarò ben sincero al riguardo, però quello che noi faremo oggi sarà una chiave a pipa esagonale. O una chiave semplicemente a pipa, insomma, un modello che ci permetterà di conoscere meglio ulteriori tecniche di approccio alla modellazione. Quindi non mi resta che augurarvi una piacevole visione a tutti. Bene, iniziamo con la modellazione di questo oggetto e prima di tutto la cosa importante è sempre cercare di capire da quale figura di riferimento primitiva partire. Se siete nuovi e per la prima volta vi ritrovate a vedere questo video, vi raccomando di guardare uno tra i primi tutorial che vi dirà alcune premesse importanti di come impostare un'immagine di riferimento da caricare. Chiusa questa piccola parentesi. Il modello e quindi l'oggetto che prenderemo come figura di riferimento apparentemente potrebbe essere un polisilinder, e invece no, perché tuttavia c'è questa forma abbastanza curva che può trarci leggermente in inganno e può essere difficile da ricavare con un polisilinder. E quindi a grande sorpresa oggi conosciamo per la prima volta Polytaurus, che sarà la nostra primitiva e il nostro punto di partenza come riferimento per impostare il modello qui che avete davanti. Come prima cosa passiamo in modalità Front Z, attiviamo Wireframe Shade e la trasparenza per avere maggiore controllo rispetto alla figura di riferimento. Con il Polytaurus selezionato, portiamolo leggermente in alto in corrispondenza di questo quarto di arco, se di curva, insomma, per essere più precisi. E di Empoli, G di jack trattenuta per fare la rotazione a 90 gradi. Arrivato a 90 gradi, orientiamo praticamente il nostro Polytaurus in corrispondenza proprio di questa curva, in quanto questa edge di riferimento divide a metà la nostra figura, ok? Quindi andiamo in modalità face, selezioniamo tutta questa metà e io la posso riconoscere perché, per farvi vedere meglio, a volte preferisco essere un poco più lungo affinché le cose però vi siano chiare piuttosto che correre. Ecco, capisco che la metà, insomma, perché è la edge più dritta a discapito delle altre. Quindi con la metà selezionata, che tra l'altro non lo è nemmeno tutta, quindi è bene un fatto a controllare tramite Perspective View, cancello ed ecco qua pure. Ho saltato qualche pezzo, nessun problema, si può sempre cancellare. E adesso cancelleremo anche la metà di questo, prendendo come riferimento l'unica edge, che è questa qui, più dritta a discapito delle altre, in modo che rimango praticamente con soltanto un quarto di Polytaurus. Cambiamo pivot point per metterlo al centro. Cerchiamo di orientarci quanto più possibile e restare quanto più fedeli possibile alla figura di riferimento. Andiamo su Edge, selezioniamo questa Edge, Shift, pulsante destro trattenuto, Extrude,
W e portiamola fino a questo punto qui. Premiamo questa qui, R di Roma, con il cubetto centrale allarghiamola leggermente e facciamo altrettanto con questa qui. Adesso dobbiamo correggere la parte di sotto. E per correggere questa parte di sotto andiamo prima di tutto in modalità Edge. Se premo B di Bologna, come vedete, si attiva, come è stato scritto pure qui in sovraimpressione, la Soft Selection. Di default, se doveste ritrovarvi così tutto giallo, nessun problema. Vi consiglio di allungarvi quanto più possibile. Se tenete trattenuto B e il pulsante destro del mouse, come vedete, si forma un cerchio che vi permetterà di far capire quanto debba incidere, okay? Il raggio di quanto debba incidere la soft selection, e come vedete, man mano che mi allungo cambiano altrettanto i colori, in quanto quello giallo e quello arancione sarà l'area che quando la vado a selezionare risentirà maggiormente lo spostamento che io andrò ad applicare ad essa. Per farvi capire meglio lo metteremo sul piano pratico, perché ci servirà come punto di riferimento per orientarci rispetto a questa parte dell'oggetto che stiamo modellando. Quindi prima di tutto, ecco, selezioniamo queste ultime in basso e diminuiamo proprio il raggio di questa dimensione. Ora abbiamo detto che la zona gialla è quella che risentirà maggiormente dalla trasformazione. Quando premo V e premo questo quadratino per muovermi, infatti, liberamente, come vedete, tutte le zone gialle sono quelle che si spostano di più. Quindi io devo sostanzialmente fare in modo da selezionare le parti di sotto e spostarle affinché mi possa mantenere quanto più fedele possibile alla figura di riferimento che sto analizzando. Quindi diciamo, ecco, che il raggio che dovrebbe esserci da prendere come riferimento per una soft selection dovrebbe essere più o meno di queste dimensioni e non più di tanto. Per disattivare e tornare alla modalità normale come prima, basta premere B di Bologna ed ecco che torna tutto alla normalità. Andiamo su Edge, selezioniamo quest'ultima, spostiamola leggermente in questo punto, R di Roma, scaliamola magari un poco di meno con il quadratino cubetto centrale, e di Empoli incliniamo leggermente l'asse, magari scaliamo un altro poco perché io sono molto pignolo, insomma, quando devo modellare. Arrivati a questo punto, extrude, W di Walter, prendiamo sempre il quadretto, questo qui, scendiamo più o meno fino a questa altezza, R di Roma, scaliamo in avanti, G per ripetere l'estrusione, riprendiamo il quadratino, scaliamo più o meno fino a questa altezza, R di Roma per tirare questo quanto più in alto possibile affinché possiamo tenere l'asse dritto e cambiare leggermente i tasti di riferimento per mettere almeno quest'asse il più dritto possibile. Per spostare queste parti qui potremmo fare come abbiamo fatto poco fa rispetto a questa zona. Andiamo in modalità Vertex, V, Soft Selection, selezioniamo quest'area che è quella che ci interessa maggiormente, giusto per fare qualche piccola modifica, e va bene così, anche se insomma è stata lasciata una piccola divergenza in questo punto, non è importante, perché per esperienza vi posso dire che non vengono mai modelli al 100% fedelissimi rispetto alla figura di riferimento. Tuttavia, però, questo ci aiuta a capire meglio, insomma, l'impostazione della modellazione. Questo spostiamolo solo leggermente in avanti, di così. Ora andiamo in modalità Edge, disattiviamo Soft Selection,
shift pulsante destro, extrude, scendiamo fino a qua sotto per fare appunto la parte di sotto. Andiamo in modalità perspective view per capire cosa stiamo facendo e sembra abbastanza buono fino ad ora per come sta uscendo il modello. Ora arrivati a questo punto, con la edge ancora selezionata, extrude di nuovo, R di Roma, scaliamo verso l'interno più o meno fino a questo punto qui, G per ripetere il comando e W per portare in alto. Fino più o meno sì, a questa altezza qui, direi. Ho attivato il wireframe premendo il pulsante 4 della tastiera per capire fino a che punto mi ero spinto con la edge che ho estruso. Ora è leggermente storto, suppongo che sia così, ma d'altra parte, insomma, non sono un meccanico, quindi non me ne intendo tanto di queste cose. L'intento è più quello di cercare di dimostrarvi come approcciare alla modellazione. Quindi, se c'è qualcuno che ne è appassionato di queste cose, non me ne voglia del male se alcune parti tecniche non le capisco. Ora, scherzi a parte, qui mi sembra di aver visto sulla base di altre figure di riferimento che c'è una sorta di stella che deve venire. Per fare questa stella, prendiamo una qualsiasi edge di riferimento, selezioniamola e scaliamo un'altra, come un po' il gioco della Margherita, mamma non mamma, mamma non mamma. Così la stessa cosa per le edge, una sì, una no. Ok, io ho selezionato tutte le edge che dovevo selezionare per realizzare questa stella. Scaliamo prima di tutto rispetto al cubetto rosso e scaliamo rispetto al cubetto verde, perché così, ecco qua, come per magia, come potete vedere, qui si è creata una specie di stella. Leviamo magari la griglia affinché possiate vedere meglio. Ora però andiamo su Edge, selezioniamo questa Edge, Bevel, riduciamo il valore di Fraction a 3 e aggiungiamo un segmento. Selezioniamo tutta questa Edge, andiamo su Bevel, aumentiamo il valore di Fraction a 3 e aggiungiamo anche qui un segmento. E adesso quando vado a premere 3 per applicare lo smooth, la forma sembra decisamente più organica, abbastanza fedele all'immagine, insomma, di riferimento. Bene, non manca molto. Arrivati a questo punto, per completare, io applicherei un bevel anche qui e aumenterei anche un segmento, perché così quando vado ad applicare lo smooth viene più evidenziato questa parte come nella figura di riferimento. Quindi Bevel, ecco, ci aiuta a rendere comunque la forma molto più elegante. Ora, il motivo che qua ci sono alcune edge che emergono a discapito di altre senza lo smooth è più che normale, non vi preoccupate. Poi vi farò vedere come fare. Allora, arrivati poi a questo punto, per concludere il modello, andiamo su Edge, selezioniamo questa Edge, Extrude, R, FW di Walter, portiamo avanti fino a questo punto, R di Roma per scalare un poco e risalire leggermente per rendere almeno la parte superiore il più dritto possibile, G per ripetere il comando e portiamo fino a questa altezza qui. Arrivati a questo punto, G per ripetere un'estrusione, W portiamo avanti fino a questa altezza qua ed R di Roma per scalare fino a questo punto. Come vedete non è proprio preciso rispetto all'immagine di riferimento, ma fa niente perché il concetto comunque, la forma è abbastanza simile. G per ripetere l'estrusione, quindi qua è tutto estrusione, fino all'altezza di questa parte inclinata, dove ripeto un'estrusione, porto avanti e fino a questo punto premo R di Roma e
e scalo leggermente verso l'alto, G per ripetere ancora un'altra estrusione, arrivo fino a questo punto qui. Ora cambiamo e passiamo in modalità perspective view e qui applico lo stesso concetto e criterio che ho adottato per ottenere la stella qua sotto. Quindi andiamo su G per ripetere l'ultimo comando che era sempre un'estrusione, estrudiamo fino a questo punto, G per ripetere, W per spingere all'interno più o meno fino a questo punto qui, suppongo, e adesso stesso giochino di prima, quindi una la prendiamo e un'altra la escludiamo. Ora arrivati a questo punto, R di Roma, scaliamo all'interno fino a questo punto qui e questa volta ci basterà prendere quello centrale per scalare, e magari ecco, no, solo quello centrale, perdonatemi. Ora anche qui come prima stessa cosa, volevo solo vedere un attimo una cosa, ecco, se premo questa edge posso fare la stella un poco più grande, io la faccio un poco più grande giusto perché sono sempre molto pignolo con me stesso. E ora qui sempre lo stesso criterio di prima, selezioniamo questo bevel e attuiamo sempre gli stessi valori, fraction 3, segment 2, selezioniamo tutto questo bevel 3 e 2. E qui insomma la forma viene abbastanza elegante. Ora naturalmente per rendere queste edge più pronunciate, come abbiamo fatto prima per qua sotto, ci servirà selezionarle e applicarci il bevel. Quindi il bevel adesso lo stiamo andando ad applicare a tutte le edge che poco fa avevamo estruso. Bevel. Aggiungiamoci anche un ulteriore segmento, se premo 3 adesso sono molto più annunciate proprio come nell'immagine di riferimento e quindi applicando lo smooth ecco che ho realizzato una forma che è abbastanza fedele tranne un poco per questa parte rispetto all'immagine di riferimento, ma comunque sia è stata pur sempre una esercitazione molto importante per poter prendere dimestichezza ancora di più con la modellazione. Soprattutto abbiamo conosciuto per la prima volta una nuova primitiva come punto di riferimento, cioè il Polytools, che fino ad ora non avevamo mai visto. Bene, con questo è tutto, vi auguro un buon lavoro e grazie per aver fatto visita al canale.